continuiamo su questa scia con il dottor Giampaolo Cecere, responsabile del servizio tecnologico della sede di Erpigna di Grottaminaggio dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Tecnologia. Buongiorno a tutti. Mentre carichiamo le diapositive, dunque vi parlerò dell'osservatorio di Grottaminarda, che è una struttura del Centro Nazionale Terremoti. Abbiamo visto il dottor Selvaggi, il direttore, che ne ha illustrato il futuro sostanzialmente. Una struttura nata nella nostra terra, in Erpigna, eccola qui, e in particolare vi mostrerò le attività legate a GPS soprattutto, e quindi mi riallaccio un pochino, ecco, questa è un'immagine che abbiamo visto anche prima, alla distribuzione geografica delle sedi, che in qualche modo rispecchia la natura del monitoraggio che l'INGV effettua sul territorio italiano, coprendo tutta la penisola. E quindi avendo una serie di stazioni di misura che in qualche modo hanno una copertura nazionale. E copertura nazionale, diciamo, in quest'ottica la sede di Grottaminarda nasce dall'esigenza, da un'esigenza ben precisa, quella di avere delle stazioni nel centro dell'Italia. Infatti questa struttura nasce da un progetto di installazione di circa 60 stazioni permanenti con tecnologie, abbiamo visto prima, sia sismica che geodetica, e si concretizza con appunto la creazione dell'osservatorio di Grottaminarda e della sede Irpinia lo scorso anno, nel 2008. Le attività di questa sede ovviamente sono legate alla manutenzione di queste stazioni installate, con una competenza territoriale che è quella le principali attività che riguardano la gestione della rete sismica nazionale, appunto con una competenza diciamo delle aree più vicine, la completa gestione della rete Link, della rete integrata nazionale GPS, quindi con competenza territoriale, e alcune attività in emergenza con una rete di pronto intervento sia sismica che GPS, rete che diciamo si attiva in caso di forti terremoti come purtroppo il terremoto aquilano. Ecco, ma andiamo a vedere, insomma, qualcosa già abbiamo visto sulla rete nazionale. Io focalizzerò l'attenzione su su questo grafico soprattutto, dove possiamo vedere la crescita di questa rete nata appunto nel 2003. Nel 2004 direi siamo i primi risultati di questo progetto che finisce nel 2008, quindi vediamo che dal 2008 ha un incremento più o meno costante, quindi questi rettangoli blu iniziano, diciamo, hanno degli incrementi, circa 10 stazioni l'anno, fino ad arrivare ad oggi con appunto il progetto illustrato, il futuro illustrato dal dottor Selvaggi, dove potremo disporre di un numero, diciamo, di nuova una nuova iniziativa, e quindi probabilmente avremo la possibilità di incrementare molto il numero di stazioni. Però su questo grafico vorrei far notare quanto sia cresciuto la nostra apertura verso altri partner esterni all'NGV, come ad esempio quelli elencati qui sopra, che sono sostanzialmente la Regione Puglia, Regione Abruzzo, Regione Lombardia, la LAIRA, vedete quanto, diciamo, qual è il suo apporto sulla rete nazionale GPS, per cui arriviamo ad oggi a circa 400, un poco meno di 400
siti GPS, registrazioni GPS gestite presso la sede di Grotta Minardo. Ecco, che cosa vuole l'apporto del gruppo di lavoro di Grotta Minardo? Dunque, Grotta Minardo dà un apporto sicuramente di tipo tecnico e sostanzialmente qui vediamo la, diciamo, alcune fasi della monumentazione che ci vede utilizzare in questo caso il cosiddetto tripode superficiale da noi modificato con questo sistema, che garantisce una serie di vantaggi e ci permette di operare in tempi relativamente stretti. Infatti grazie a questa innovazione tecnica siamo riusciti a creare la rete di pronto intervento anche presso l'Aquila. Dal punto di vista invece tecnologico, bene, la situazione è un po' più complessa, nel senso che come vedete le stazioni sul territorio nazionale trasmettono con vari sistemi, talora legati alle stazioni sismiche, insomma al progetto di installazione di stazioni sismiche, vediamo che il vettore di trasmissione dati è un vettore satellitare. Ma in altri casi abbiamo dei sistemi un po' più classici di trasmissione dati, tipo appunto i sistemi cablati o i sistemi Wi-Fi, wireless, come OMTS. Tutti i dati vengono acquisiti presso i server di acquisizione della sede di Grotta Minarda e archiviati nel database. Ora, questo sistema ha un filtro, ha una barriera che sostanzialmente verifica le registrazioni prima di essere archiviate ed impone una serie di regole per la le registrazioni devono passare un test e se non passano questo test le registrazioni vengono messe in quarantena e quindi il sistema è assolutamente rigoroso proprio perché, come vedremo dopo, noi distribuiamo dati a tutta la comunità scientifica, quindi dobbiamo essere rigorosi su questo aspetto. Ecco, tutta la gestione tecnologica si basa su un principio, noi abbiamo sposato il principio del knowledge management, nel senso che riteniamo che la risorsa più importante di tutto il sistema sia la conoscenza posseduta dalle persone piuttosto che la rete stessa o la tecnologia che utilizziamo. Questo approccio ci ha consentito di lavorare in modo più dinamico con i nostri partner. Capirete che una gestione a carattere nazionale che ci vede collaborare con varie sedi e con vari altri partner in tutta Italia richiede una estrema collaborazione, richiede un approccio di tipo collaborativo ed è proprio la teoria della gestione della conoscenza che ci permette di condividere conoscenza e sviluppare dei prodotti anche tecnologici ma soprattutto organizzativi a dire la verità che fanno sì che questi aspetti legati alla conoscenza vengano condivisi, vengano gestiti in qualche modo e ad esempio questa è un'implementazione software che ci permette di gestire i metadati o meglio le informazioni associate alle registrazioni. Una breve parentesi, dunque i file delle registrazioni GPS, ai file delle registrazioni GPS noi associamo un contenuto informativo. Questo contenuto è assolutamente fondamentale per il riutilizzo dei dati, non solo nella nostra comunità ma anche nell'ambito della comunità scientifica mondiale, nel senso che ad esempio sul GPS siamo molto fortunati in quanto la comunità ha deciso degli standard, il formato FINET, forse qualcuno lo conoscerà, è un formato standardizzato per l'output dei dati GPS ed è un formato riconosciuto da tutta la comunità scientifica. Analogamente
il formato dei metadati, quindi delle informazioni di sito, è il log file. Quindi queste informazioni devono essere assolutamente scritte nella maniera più rigorosa possibile per essere appunto in questo formato, e quindi noi dobbiamo in qualche modo stimolare più che obbligare i nostri partner a riempire le pagine di questo database nel modo appunto standard. E infatti abbiamo creato delle pagine di update, quindi di inserimento dati, che rendono agevole questa operazione piuttosto che invece imporre questa diciamo questa è la parte più difficile di questo lavoro, in quanto la richiesta di collaborazione da parte di enti o partner diversi dal nostro istituto diciamo è un punto molto delicato, in quanto se appunto non riusciamo a compilare questo log file, questo elenco di informazioni, diciamo la stazione non può essere divulgata verso l'esterno. Abbiamo anche inoltre una gestione degli interventi sulle stazioni, è chiaro che facciamo manutenzione, dobbiamo farle funzionare queste stazioni, questa strumentazione deve funzionare, e quindi abbiamo sviluppato dei prodotti che ci permettono di aggiungere delle attività che poi verranno eseguite e lasceranno traccia per gli utenti della rete. Abbiamo anche una sessione che ci permette appunto di fare monografie per la condivisione delle informazioni di sito, strumenti per la visualizzazione e la creazione di grafici, e vediamo poi la pagina di download, come diffondiamo queste informazioni. Abbiamo dei diversi sistemi. Questo è un sistema che ci fa vedere tutti i dati presenti nel nostro database. Ecco, questa è un'immagine abbastanza anche vecchiotta, fermo al 2007, ma comunque è una finestra che ci mostra appunto le informazioni contenute nei nostri server. E poi possiamo scendere nel dettaglio, ovviamente, giornaliero, e quindi vedere giorno per giorno la consistenza del nostro magazzino di dati. Ecco, i livelli di servizio sono diversi. Abbiamo un web pubblico dove diffondiamo dati e metadati, quindi dati, registrazioni GPS e relativo contenuto informativo. Un servizio FTP dove è possibile gratuitamente prelevare i dati, diciamo le registrazioni delle nostre stazioni. Questo ci è richiesto soprattutto dalla comunità scientifica, che opera con programmi di calcolo che in automatico vanno a reperire questi dati sul server FTP, e poi un'area riservata con delle funzionalità chiaramente ristrette agli operatori della linea. Ecco, così si presenta la pagina web di condivisione dei dati verso l'esterno, quindi tutti gli utenti possono connettersi a questo indirizzo e prelevare dati, appunto nella forma che vediamo qui, sia fare il download via HTTP, sia utilizzare l'FTP per l'indirizzo magari che fanno qui sopra, è possibile accedere direttamente ai nostri server. Ma l'attività appunto dell'osservatorio consta anche di una rete di pronto intervento. Ecco, una breve parentesi su questo aspetto. Ovviamente in caso di forti terremoti il compito di questa rete è quello di incrementare il numero di stazioni in aree centrali. È chiaro, c'è bisogno di controllare l'area nel modo un po' più preciso possibile, quindi andiamo in aree centrali, montiamo una serie di stazioni che possono essere GPS ma anche sismiche. Ecco, questa è la tempistica, è importante arrivare il prima possibile, proprio perché il nostro contributo è sia per quanto concerne le attività di monitoraggio, quindi andiamo sul posto, montiamo stazioni,
per migliorare il monitoraggio dell'area, ma sostanzialmente queste stazioni serviranno anche agli studi, alla ricerca scientifica, a capire l'evoluzione della sequenza, quindi poiché appunto il terremoto ha una serie di diciamo, le maggior numero di repliche si accade nelle prime ore successive al terremoto, è importante essere lì nel minor tempo possibile. Ecco, questo è l'intervento presso l'Aquila. Abbiamo installato precisamente 5 stazioni, monumentato 5 stazioni GPS. Sono stazioni, come vedete, permanenti, nel senso che abbiamo utilizzato la soluzione a tripode superficiale infissa direttamente sul substrato roccioso. In un caso invece abbiamo utilizzato il manufatto come supporto per la monumentazione. Contestualmente è stata montata anche una rete sismica. Questa è la struttura, come vedete è composta da 9 stazioni che trasmettono a dei sottonodi e poi questi sottonodi convogliano i dati in un centro stella dotato di parabola. Il tutto è finalizzato a trasmettere i dati in tempo reale presso la sala sismica di Roma, la sala sismica dove appunto avviene il controllo, il monitoraggio sismico del territorio nazionale. Quindi tutte queste stazioni, queste 9 stazioni che tra l'altro sono ancora installate e stanno funzionando, spero, in questi mesi, contribuiscono al, come abbiamo detto prima, al monitoraggio sismico del territorio nazionale e ovviamente nel caso dell'Aquila allo studio della sequenza sismica. Oltre, diciamo, l'acquisizione è ridondata anche presso la sede Irpine di Grotta Minarda, quindi anche all'osservatorio di Grotta Minarda abbiamo l'acquisizione di queste informazioni, così come tutte le stazioni del tratto della rete sismica nazionale. Quindi ecco che qui si introduce un concetto che magari abbiamo anche letto prima di disastro di copre, ovvero presso la sede di Grotta Minarda esiste una sala sismica clone della sala sismica romana, dunque questa è la sala sismica di Roma e questa invece è la sala sismica di Grotta Minarda. Sono due strutture parallele che in tempo reale acquisiscono le stesse informazioni, ovvero le registrazioni sismiche che provengono dal territorio nazionale e sostanzialmente sono dotati degli stessi strumenti software che permettono la localizzazione degli eventi e quindi poi la comunicazione alla protezione civile di governo. Ecco, qui ci sono altre immagini della sala sismica forse abbiamo anche un qualcosa in più rispetto alla sala principale di Roma. Abbiamo la mancanza della pressione del monitoraggio, nel senso che chiaro noi entriamo in azione solo in caso di malfunzionamenti della sala sismica di Roma o in caso di manutenzione programmata. Pertanto abbiamo la tranquillità per sperimentare nuovi software come questo. Qui vabbè, manca un'immagine, ma insomma l'idea è far capire che appunto è un ambiente dove è possibile sperimentare nuove soluzioni tecnologiche finalizzate al monitoraggio nazionale. E qui alcune immagini della sede e con questo magari concludo, augurando appunto a tutti di venirci a visitare e probabilmente insomma chiediamo una collaborazione con il Collegio dei Geometri, con la Laica per insomma, cercare di creare a Grotta Minarda un centro per la formazione sul GPS, appunto magari per gli iscritti del Collegio dei Giovani di Avellino, ma magari anche letto. Allora, grazie. Per altri impegni deve abbandonare questa iniziativa. La cultura della prevenzione. Bene, e concludiamo con i relatori di questo convegno, con l'ingegnere Francesco Matteuzzi della Laica
Geosystem che ci parlerà della rete Italfos, praticamente ci spiegherà le caratteristiche della struttura. Buongiorno. Allora, cominciamo con lo scopo di questa presentazione, è quello di divulgare in Italia, sia ai collegi che agli enti, quello che la Laica ha cercato di ha realizzato da circa dall'inizio 2005 ad oggi, cioè quello della realizzazione di una rete nazionale GPS dedicata all'erogazione di servizi sia per il tempo reale che per la post elaborazione. Il Collegio dei Geometri di Avellino ha inserito le sue quattro stazioni permanenti, quindi diciamo tutto quello che dirò oggi per quello che riguarda la rete al post vale per le quattro stazioni permanenti della rete della provincia di Avellino. Dunque, ovunque sei o sullo ricevitore è lo slogan che abbiamo deciso di scegliere per simboleggiare l'utilizzo della rete dal POS e fondamentalmente la possibilità di ovunque sul territorio italiano di poter operare con un solo ricevitore Uber. Il mio collega Giovanni Abate vi ha già accennato al fatto che per la topografia classica per avere le precisioni centimetriche sono necessari due ricevitori, un ricevitore base che fa da riferimento e un ricevitore rover. In questa presentazione uno dei miei scopi è anche proprio quello di spiegare come in realtà con l'utilizzo di una rete non serve il ricevitore master, più una serie di altre cose. Allora, qui c'è un indice di quello di cui parleremo in questa lettera di presentazione, il perché una rete GPS, come deve essere progettata e realizzata una rete GPS nazionale, questo sarà un intervallo molto veloce, quali servizi deve erogare una rete di stazioni permanenti, come è fatta poi in dettaglio la rete Italpos, come si accede ai servizi, quindi come qualunque utilizzatore può scegliere di registrarsi e poter accedere al servizio, quali sono le unicità della rete Italpos che la caratterizzano, quali sono poi i benefici derivanti dall'utilizzo della rete per l'utenza, ci soffermeremo anche a spiegare perché è utile utilizzare la rete, poi quali sono le principali applicazioni. Ovviamente io in questa presentazione utilizzerò alcuni termini, magari anche qualche acronimo che potrebbero non essere familiari per tutti, quindi non vi preoccupate, interrompetemi nel caso spiego via via le varie definizioni. Non ci sono domande stupide, quindi alzate pure la mano senza problemi. Allora, abbiamo già detto che il GPS è una misura di precisione, necessita di due sensori, uno base e uno rover. Questo è un primo vincolo per raggiungere le precisioni centimetriche in campagna. Un secondo vincolo è posizionato sulla distanza. In pratica la distanza la distanza del rover dalla base non può nominalmente superare i 30 km. Questo è un limite che è dovuto a una serie di errori presenti nel sistema GPS che fa sì che via via che la distanza tra rover e base aumenta nell'uso classico, la precisione sul ricevitore rover diminuisce. Quindi diminuisce fin tanto che poi ero molto distante dalla base, non ho più la precisione centimetrica per poter effettuare un rilievo topografico. Ora vogliamo vedere qui, schematizzato, come la simbologia di un ricevitore rover che lavora vicino a una base mobile, che peggiora la sua qualità fino a poi a non lavorare. Questo è il secondo vincolo. Il primo vincolo invece è quello che un ricevitore rover nel punto B deve portarsi in campagna un ricevitore A che gli faccia da riferimento. Allora, se noi
facciamo un passetto e decidiamo di sostituire la, la stazione mobile A con una stazione permanente, questo elimina uno dei due vincoli, cioè quello della necessità di una base in campagna. Ovviamente questo già dà un vantaggio all'utilizzatore in quanto dimezza l'investimento, c'è bisogno soltanto di acquistare un singolo ricevitore, lasciando tuttavia inalterato l'altro vincolo, quello del degrado della precisione. Quando più stazioni di riferimento vengono inserite in una rete, cioè in un'unione organica viene definita, cioè vengono collegate tutte a delle linee di comunicazione ad alta velocità e inserite, come è stato fatto qua nella provincia di Avellino, collegate ad un unico centro di calcolo che elabora i dati GPS in arrivo secondo per secondo e modellizza gli errori in arrivo, questo ha l'effetto di riuscire anche a eliminare o perlomeno a mitigare il problema della riduzione della precisione allontanandosi dalle basi. Quindi con l'uso di una unione organica, quindi una rete GPS, si risolvono entrambi i vincoli, quindi la sostituzione della base mobile in campagna con una serie di stazioni permanenti distribuite sul territorio unicamente collegate a un centro di calcolo. Qui diciamo, c'è un altro schema che può rendere più chiaro, se io prendo una serie di stazioni permanenti e le distribuisco anche in modo geometricamente corretto sul territorio, questo fa sì che la mia precisione sia buona vicino alle stazioni permanenti, via via peggiore, e poi ci saranno le zone bianche in cui magari non si può neanche lavorare. L'unione organica, quindi il collegamento di tutte queste stazioni a un centro di controllo, mi passa nella seconda situazione, che è diciamo, il caso della provincia di Avellino, di tutta la rete Talpos in generale, in cui l'area verde viene a ingrandirsi e a comprendere tutta la zona coperta. Ovviamente se si esce si ricade nella situazione di prima. Questa è una definizione presa da Enciclopedia Online, da Wikipedia, per quello che cos'è secondo loro una rete di stazioni permanenti. Direi una definizione abbastanza azzeccata in quanto dice che una rete GPS o GNSS, se si considerano tutte le costellazioni, un insieme di stazioni di riferimento omogenee per caratteristiche di precisione e qualità, costantemente connesse tramite linee date ad alta velocità ed affidabilità ad una infrastruttura, quindi ad un centro di controllo informatico costituito da hardware e software dedicati. Questa infrastruttura ovviamente deve essere in grado di gestire dati provenienti dalle stazioni di riferimento e poi di erogare servizi all'utenza, non soltanto di raccoglierli ma anche poi di renderli disponibili ai pubblici sotto forma di correzioni in tempo reale in formato RTCM. Il formato RTCM è il nome che si dà al formato standard a livello internazionale per le correzioni in tempo reale. Poi dopo ci sarà una slide che spiega meglio. E poi, da come accennava anche il dottor Cecere, i dati in formato Linux, che sono invece quelli per la post-elaborazione. Insomma, è un altro formato standard che viene utilizzato per la distribuzione dei file registrati dalle stazioni permanenti. Questo per dire che una rete di stazioni di riferimento deve essere composta da stazioni ad alta qualità e ad affidabilità, deve essere distribuita capillarmente sul territorio, avere ovviamente un unico sistema di riferimento, avere una struttura informatica affidabile e utilizzabile sempre, quindi H24 7 su 7, avere un software che gestisce i flussi sia in entrata che in ingresso, generare servizi personalizzati all'utenza, avere un servizio di assistenza, quindi un help desk. Tutto questo è un bel elenco, non è che dall'oggi al domani si improvvisa una rete, insomma, sicuramente è un investimento sia in mezzi che in tecnologie, in persone, in conoscenze. Cosa non è invece una rete di stazioni di riferimento? Questa forse è un'immagine che è già stata visualizzata, questo è un insieme di persone di buona volontà che sono ritrovate tutte in campo, ciascuno con la loro base, con il loro rover, però non è un'unione organica di persone, non è una rete di stazioni permanenti, questa è una serie di stazioni, diciamo. Questo è un po' un riassunto di come ci siamo in fase di progetto, pensato come fare la rete Talpos, di avere un organo certificatore al centro che coordina e cerca di
dare fornire specifiche per come realizzare la rete, un produttore ovviamente, un gestore e poi una serie di utilizzatori, in quanto se nessuno utilizza la rete non ha senso ovviamente farlo, è tutto ruota intorno a mantenimento che è una componente fondamentale per garantire un buon servizio. Allora, in generale, quali sono i servizi per erogare una rete destinata al posizionamento in tempo reale? Sicuramente distribuire correzioni in tempo reale sia di singola stazione, di singola stazione si intende la correzione in tempo reale della stazione permanente più vicina al punto in cui l'utilizzatore si trova. Questo qua sicuramente elimina la necessità di portarsi dietro una base, però non elimina il degrado dell'errore dovuto alla distanza. Questo secondo problema è mitigato dalla correzione di rete, che è appunto dovuta al calcolo che fa il software al centro e poi rimanda la correzione ad hoc verso i rover. Ovviamente il tempo reale è un metodo produttivo, efficiente, però è legato alla copertura telefonica, pertanto l'utilizzatore potrà accedere alle correzioni in tempo reale, quindi misurare, poi anche ritrovare i punti, ritracciarli, soltanto quando avrò un telefonino che prende il segnale. Per dare la possibilità di misurare con un singolo rover anche quando non c'è una copertura telefonica, una rete deve anche erogare un servizio di posta elaborazione, quindi fornire i dati Linux, i dati file delle stazioni permanenti, in modo che una persona possa registrare i propri dati in campo, dopodiché tornare in ufficio e riunirli in un software di posta elaborazione appropriato. Questo ovviamente è un metodo un po' meno produttivo, un po' meno veloce di tutto il metodo in tempo reale, ma è l'unico modo che si può utilizzare quando non c'è copertura telefonica. Ovviamente una rete deve erogare servizi e sistemi, scusate, di coordinate secondo gli standard della nazione. Scusate. Grazie. Erogare anche sistemi di coordinate personalizzati per specifiche applicazioni. Ovviamente dare una certificazione del dato, una validazione del dato che esce, questo per maggiore garanzia all'utente, monitorare il dato che esce dalla rete e fornire una serie di servizi a valore aggiunto. Questa è una slide che spiega che cos'è l'RTCM. Dicevo prima, l'RTCM è il nome che si dà allo standard di correzione in tempo reale. Questo per chi usa il GPS è sicuramente un nome che avrà sentito un milione di volte, in realtà deriva da la RTCM, cioè una Radio Technical Commission for Maritime Service, che ha ideato per primo uno standard per questo tipo di correzione. Attualmente siamo alla versione 3.1 di questo tipo di correzione. Questo è uno standard che insieme, che la RTCM ha sviluppato anche insieme in collaborazione con l'AICA, e questo è un motivo di orgoglio anche per noi, in quanto è stata la prima volta che uno standard ideato da una casa produttrice diventa poi ufficiale. Questo nuovo standard RTCM 3 è stato rilasciato insieme a una filosofia, diciamo, di correzione di rete che è stata nominata MAC. MAC sta per Master Auxiliary Concept, è il metodo con cui il software di rete che sta al centro di calcolo riesce a mitigare il problema dell'errore dovuto alla distanza. Quindi è l'algoritmo, diciamo, con cui il centro di calcolo riesce a migliorare le prestazioni dei rover in campagna, se vuoi riassumere così. Allora, qual è la soluzione? Allora, Italpos è una rete, è il nome della rete, a copertura nazionale, questo è il logo ideato circa un paio di anni fa. Italpos è anche l'unica rete validata da questo ente esterno all'AICA, che è il G3, un gruppo di geodesia e geomatica, che è un'associazione scientifica, come ha detto il mio collega, di 3 università. Politecnico di Milano, la Sapienza di Roma e Politecnico di Torino.
ovunque sei un solo ricevitore. Questo è ritorna. Allora, in dettaglio come è fatta la rete Calbos? Ovviamente è una rete, abbiamo detto, destinata all'erogazione di servizi in tempo reale. Consente di uniformare il sistema di riferimento utilizzato, cioè le molte reti che ci sono anche oggi in Italia a livello regionale, magari ciascuno utilizza un sistema di riferimento differente, quindi magari spostandosi, andando a lavorare in vari posti, si può incappare, o comunque se uno non è a conoscenza può trovarsi nel problema di non avere i lavori inquadrati nello stesso sistema di riferimento. Questo non si ha con Calbos, in quanto abbiamo inquadrato tutto nello stesso sistema. Ovviamente Calbos promuove la diffusione e l'uso della tecnologia GPS, questo non soltanto perché noi vendiamo anche i rover, ma è quindi un vantaggio di aver investito in questa rete anche per poter diffondere i rover. Calbos distribuisce lezioni in tempo reale ed eroga servizi collegati alla tecnologia GPS, come consultazioni di articoli, titolari catastali, cose del genere. È certificata Calbos e utilizza delle tecnologie più aggiornate a livello mondiale. Allora, quali sono i servizi? Cominciamo dai servizi in tempo reale, quali sono i servizi di post elaborazione e poi vedremo i servizi aggiuntivi. Allora, tutte le collezioni in tempo reale sono sotto formato standard RTCM. Eroghiamo sicuramente le collezioni della stazione più vicina, quindi quella singola. Dopodiché una serie di collezioni di area, che prima avevo detto il formato MAC è lo standard internazionale, ovviamente essendo un nome depositato in letteratura, la RAI non poteva dire rifaccio il MAC, no, l'ha chiamato MAX, per fare leggermente diverso. Comunque questa qui è una collezione di area, il MAC è ripreso fedelmente dal MAX in ambito perduto topografico. Ci sono anche altri tipi di collezioni di area che la rete Calbos può fornire, non in formati standard, quali l'FKP, la collezione virtuale, la stazione virtuale, e anche collezioni di area più dedicate a utenti GIS. Tutti questi metodi, non è lo scopo di questa presentazione entrare nel merito di ciascun tipo di collezione, vi basta sapere che qualunque sia il nome, lo scopo è comunque cercare di ridurre l'errore proveniente dalla distanza dalla base, quindi pertanto migliorare il tempo di inizializzazione, andare in campagna e aumentare la precisione di una collezione di area rispetto a una collezione della stazione più vicina. Questo è il concetto. Se chi volesse approfondire nel sito di Calbos, dopo vi faccio vedere una slide, abbiamo messo una serie di articoli che diciamo spiegano in maniera abbastanza friendly come si le varie differenze tra tutti i metodi di rete. Allora, le correzioni per la rete Calbos, quindi anche tutte le stazioni della provincia di Avellino, sono raggiungibili a questo sono raggiungibili tramite internet, quindi con un collegamento con un qualunque telefonino Bluetooth e l'utilizzo di un rover GPS come questo ad esempio, ed anche attraverso una connessione GSM dati, quindi a volte potrà capitare che il telefonino non abbia una copertura internet, ma magari con lo stesso telefonare fa una telefonata voce. In tal caso la rete prevede anche di fornire le stazioni di Ariano, Antella, Grotta Minarda e Calide 15 anche attraverso un collegamento GSM dati. Che cosa cambia fra uno e l'altro? Normalmente questo è il più utilizzato perché costa anche un po' meno all'utilizzatore, però non è disponibile dappertutto, ok? Comunque diciamo nel 90% dei casi è disponibile, nel restante 10% si può utilizzare questo tipo di collegamento che comunque ha magari un costo superiore per il contratto telefonico. Allora, quando il telefonino non prende, ok, che si fa? Si può, abbiamo detto, registrare i dati in campo e poi riunirli con un software di post-lavorazione in ufficio. La rete mette a disposizione Linux attraverso il sito www.calbos.it e per le stazioni anche della Ring, anche nel sito
della serie di Dottor Minarda, il remix a 5 secondi, anzi dai 5 ai 30 secondi, delle sezioni permanenti. Queste sono tutte sezioni permanenti reali, monumentate, con un punto di riferimento. È anche disponibile per chi non ha un software di post-elaborazione proprio con il quale possa unire i dati in ufficio, un servizio di post-elaborazione automatica, cioè una volta registrati i dati in campo possono essere inviati al servizio che vi rende le coordinate. I remix virtuali invece sono l'ultimo punto che ancora non è stato implementato, era implementato al primo gennaio 2010. Consta nel poter richiedere al servizio un remix personalizzato di un certo posto, cioè l'utente può inserire una coordinata e il sistema genera un remix finto, virtuale, di una stazione permanente nella coordinata richiesta. Qual è l'utilizzo? Fondamentalmente per gli strumenti monofrequenza, in quanto uno strumento monofrequenza, un prover monofrequenza, ha un costo inferiore rispetto a un doppia frequenza ed ha le stesse precisioni solo a distanze molto piccole dalla stazione permanente. Pertanto uno può richiedere ad esempio un remix virtuale per un rilievo fatto con una monofrequenza molto vicino al suo rilievo e poi possa elaborarsi e avere una precisione più simile a quella di una doppia frequenza con un investimento minore. Questo è il nocciolo. Ovviamente questo dà un aumento di produttività all'utente, in quanto se si svolge un lavoro, ci si sposta durante il lavoro, il telefono smette di prendere, si può evitare di tornare a casa e, che ne so, prendersi una base mobile e riportarsi da un secondo momento. Si può terminare il lavoro in post-elaborazione e poi calcolarselo in ufficio. Questo ovviamente porta a un maggior risparmio in quanto si ottimizzano le risorse e anche l'impiego di ricevitori monofrequenza. Quali sono i servizi aggiuntivi che possiamo dare? Un help desk raggiungibile a questo numero, 02892-6066, questo per chi volesse nella provincia di Avellino appunto accedere al servizio può ottenere altre informazioni lunedì mattina a questo numero. Abbiamo un sito dedicato che è www.talbus.it in quale compaiono le stazioni anche della rete della provincia di Avellino e facciamo delle comunicazioni sullo stato della rete e abbiamo messo una serie di diciamo circolari catastali, una consultazione con gli articoli che avevo detto. Abbiamo fatto anche una raccolta delle domande più frequenti fatte nel test e le abbiamo inserite nel sito, nella sezione utilità e frasi. Ho questo il sito, quindi già da lunedì chi volesse accedere ai servizi per la rete provincia di Avellino può andare su www.talpost.it, registrarsi, si troverà di fronte questa doppia parte, questa doppia pagina, con la descrizione della gestazione al servizio e dal POS e al servizio SmartNet. Il servizio SmartNet lo vediamo come un servizio di prova con una serie di servizi base come la correzione in tempo reale della stazione più vicina, il download dei file remix con campionamento a 30 secondi e che questo è completamente gratuito. Il servizio dal POS che invece comprende un po' tutti quelli che vi ho elencato precedentemente che hanno un contributo annuo di 120 euro per lui. Questo non vale per gli iscritti al Collegio di Avellino che ha comunque un accesso gratuito all'interno dell'area coperta dalla rete della provincia. Quindi, quali sono le caratteristiche di unicità della rete? Allora, qui c'è ovviamente la copertura nazionale, questo è l'indirizzo IP di connessione utilizzabile per prendere 62.449.136.152 per prendere la correzione in tempo reale della rete. Qui un'immagine che diciamo, evidenzia quali sono le 5 stazioni ad oggi in zona, Ariano, Calitri, Montella 15, Grotta Minarda, altre stazioni nel Napoletano, Tinto Scalo nella provincia di Potenza, stiamo lavorando per coprire altre zone nel Casertano e nel Salernitano. E questo diciamo, lo simboleggiamo, lo garantiamo noi. Questo è un punto importante, il sistema di riferimento. Il Talpost attualmente è inquadrata nel sistema di riferimento di GM95.
Il GM95 è il raffinamento italiano della rete, della materializzazione europea del sistema di riferimento che è l'ETRDF89. Dal 1 gennaio 2009 l'IGM si è resa conto che ovviamente l'Italia, come è stato ampiamente spiegato in questa giornata, si è spostata non in modo uniforme in questi anni, pertanto questa serie di centrini si sono spostati e la decisione intrinseca della rete dal 95 ad oggi non è più buona per poter poi essere utilizzata per le applicazioni topografiche. Allora, dal 1 gennaio 2009 è stato deciso di fare un passo e di aggiornare il sistema di riferimento nazionale. L'IGM ha chiamato questo sistema RDN, Rete Dinamica Nazionale, ed è composta da sole stazioni permanenti, sono 99 in Italia, 27 stazioni permanenti della rete Italpost fanno parte di RDN. Questo ancora non è un passaggio che Italpost ha fatto, quindi chi si collega domani alla rete di Avellino, o anche adesso, prenderà le correzioni nel formato ancora IGM95. Probabilmente faremo il passaggio al 1 gennaio 2010 alla rete RDN, questa è più o meno la previsione. Già oggi comunque se qualunque professionista va all'IGM a chiedere una monografia dei vecchi punti viene fornita nel nuovo sistema di riferimento. RDN è la materializzazione di un ETRF2000, pertanto troverete nelle monografie già le ETRF2000, non più le ETRF89. Sì, ok, e anche questo lo possiamo fare. Allora, Italpost è una rete certificata, l'ente certificatore è appunto quello G3, Associazione Scientifica Politecnica di Torino e la Sapienza Università di Roma. Quali sono i loro scopi? Validarci la rete, controllare il dato, monitorarlo e generarci una statistica giornaliera nel caso venga rilevato lo spostamento della movimentazione dell'antenna. Come funzionano le correzioni in tempo reale personalizzate che possiamo ottenere qua nella provincia di Avellino? Allora, qui in questa immagine c'è una serie di stazioni permanenti che non rappresentano la provincia, è semplicemente un esempio, in cui una è disegnata in rosso, le altre in verde. Il rover al centro dell'area, che viene chiamata cella, che viene creata automaticamente quando un utente si collega alla rete, e al rover che sta nel centro vengono fornite le correzioni di una stazione che viene chiamata master e le correzioni totali e una piccola parte di correzioni di tutte le altre stazioni della cella. Questo che cosa comporta? Comporta che al rover arriva una serie di informazioni di tutta la zona, di tutto la zona che lo circonda. Questo gli dà una mano, permette al rover di mitigare appunto l'errore che avrebbe se fosse collegato a una sola stazione, quello famoso dovuto alla distanza. Questo è il metodo con cui mitiga questo errore, fornendo semplicemente l'informazione anche delle stazioni intorno. Questo è il concetto del MAC, del MAX, della Leica, e in questo senso si dice che la cella è personalizzata per ogni utente. Questo elimina tutta la mitica l'errore dovuto dalla distanza alla base più vicina. Il software che gestisce la rete si chiama SpiderNet e tutte le celle che crea ovviamente sono personalizzate. Nel caso il rover comincia inizia a spostarsi all'interno della rete, può darsi accompagnerà il rover durante il rilievo. Nel caso la cella allenata non sia più ottimale per lui, verrà creata un'ulteriore cella che, se continuerà a seguire il rover, magari anche con un cambio di stazione master. Questo non è fondamentale per l'utente, però l'utente si accorgerà comunque del cambio, mantenendo comunque la precisione nel rilievo. In questo caso si parla di cella dinamica. Quali sono i benefici? L'eliminazione dell'odore della distanza, utilizziamo dei standard internazionali. Uniformare la precisione durante tutto il rilievo all'interno di tutta la zona coperta dalla provincia di Avellino.
sempre la stessa precisione, un aumento anche della precisione e una riduzione dei tempi di misura, con un conseguente aumento della produttività. Ora, questo non porta a nessun intervento da parte dell'operatore, questo è semplicemente per farvi capire cosa c'è a monte, cosa fa la rete quando vi collegate. Non è un semplice dice bottone che mi arriva la correzione, questo è tutto quello che succede nel frattempo quando premete il bottone di collegamento. Allora, quali sono i partner? Ovviamente di NGV, in cui 22 stazioni permanenti, la rete integrata nazionale GPS, fanno con stazioni di elevata qualità, elevato supporto, fanno parte della rete Talfos, ovviamente la collaborazione con i collegi, provinci e enti locali, consorzi di bonifica, università, anche istituti tecnici e anche singoli studi professionali. Il gran numero di stazioni di riferimento porta ovviamente a una discreta qualità e anche affidabilità. Con la parola solidità volevo evidenziare le caratteristiche del centro di calcolo che attualmente è situato ad Arezzo, presso una web farm di via Luba, che magari qualcuno ha sentito nominare, che è una società che appunto gestisce una serie di server, un internet provider si può dire, in cui c'è uno stanzone enorme di cui Talpos fa semplicemente diciamo una piccola parte, un armadietto. E le persone che appunto ci fanno questo servizio, che paghiamo per fare questo servizio, ci controllano i computer H24, 7 su 7, Natale, Capodanno, Pasqua. Questo è venuto in esigenza dell'allargamento della rete, una rete con 170 circa stazioni permanenti. Siamo stati costretti a fidarci a livello informatico a chi ne sa più di noi di informatica. Fondamentalmente noi, la Laika nasce come una società che vende strumentazione topografica, non conoscevamo questo tipo di mondo. Questa è stata la soluzione che abbiamo trovato per garantire un buon servizio solido. Un'immagine dei server, ne abbiamo attualmente 14 per il carico di lavoro che abbiamo ad oggi. Qui questa è un'immagine del gruppo in continuità con le loro cabine elettriche, allarmi, cassanti incendi, eccetera. Allora, i Talpos e la rete della provincia di Avellino ovviamente fanno parte di un progetto più ampio che è la SmartNet Europe. Questo è già visibile a questo link, http://smartnet.laica/system.eu, in cui l'AICA si accorta che appunto, non soltanto l'AICA, che siamo in Europa, ma cioè siamo in Italia, ma siamo anche in Europa, e quindi di tentare di iniziare a fare un progetto per dare un servizio unico per tutta l'Europa. Noi lo vediamo soprattutto come una garanzia di funzionamento per l'utenza, in quanto siamo controllati anche a livello europeo, non soltanto a livello italiano. Vediamo un po' il nostro software come un euro software, e questo prima o poi sarà questo è il progetto futuro di avere un unico indirizzo IP e un unico servizio per tutta Europa. Il servizio di Addesk, a cui potete chiedere qualunque informazione sia commerciale che tecnica per la rete della città di Avellino, è quello lì, 02892-6066, in cui abbiamo supporto all'utenza in tempo reale per risolvere le problematiche, ed è un numero unico per tutta Italia. Economicità, ovviamente l'accesso gratuito per gli utenti SmartNet, allora in casa della provincia di Avellino non c'è la parte del diciamo degli iscritti al collegio, non c'è la parte dell'accesso a pagamento per gli utenti Talpos ed è 120 euro l'anno. Benefici, quindi è una comunità e una rete per tutti. Allora, quindi per riassumiamo un po' perché usare la rete Talpos. Innanzitutto perché è una rete nazionale, perché fornisce prodotti standard, è compatibile con tutti i tipi di ricevitori, quindi non soltanto i ricevitori LAN che possono essere collegati alla rete, ma anche ricevitori di qualunque marca, Magellan, Topcon, Trimble, per dirne alcuni. È certificata, quindi è affidabile, ed è aggiornata, è aggiornabile a tutte le nuove tecnologie. È economica ed è vantaggiosa in quanto permette di utilizzare un solo ricevitore. Qui ci sono alcune cifre che secondo me sono abbastanza significative, come che l'uso a luglio
2009 della rete, avevamo oltre 1500 utenze registrate, circa 700 connessioni distinte al mese, 4000 ore di persone collegate in un mese e oltre 220 connessioni distinte al mese, quindi oltre 220 utenti in un giorno si sono collegati per lavorare. Questo per dire che misura si affida alla rete Talpos. Elenchiamo velocemente una serie di applicazioni che si vanno da quelle catastali, quelle topografiche, movimento terra, quindi se prima magari servivano comunque due basi per poter guidare un mezzo del genere, a questo punto è sufficiente una. Cioè servivano due GPS, adesso ne serve uno. L'agricoltura di precisione, anche qui la stessa cosa, per guidare e per posizionare precisamente alcuni. In questo caso questa è una foto di un Tekian, lo Smart Wine, che è un sistema GPS sviluppato da Leica per piantare le viti o gli olivi a distanze ben precise normate dai consorzi. Quindi prima ovviamente si metteva una base al fianco del campo, adesso non c'è più bisogno, si può mettere direttamente sul unico GPS e collegarsi alla rete per questo tipo di applicazioni. Applicazioni legali come confinamenti, frazionamenti, monitoraggio, ne è stato ampiamente già parlato, servizi come GIS, cartografia, sicuramente sì, questo è ancora un settore abbastanza in evoluzione, quindi monitoraggio magari anche di mezzi, ovviamente tutte le applicazioni scientifiche e genetiche, anche le previsioni meteo inserito nell'utilizzo del GPS, in generale il controllo del territorio. Un esempio di cui non credo abbia parlato il collega è quello della Smart Station, che è l'utilizzo dell'integrazione di stazione totale del GPS in un unico strumento all'interno di una rete. Come può essere utile uno strumento del genere? Sicuramente fa da rover. La Smart Station, appunto, insieme alla rete della provincia di Avellino, può, osservando lo stesso numero di satelliti e con un collegamento alla rete K, acquisire automaticamente le coordinate di stazione già georeferite nel sistema italiano, quindi in IGM95. Fatto questo, si può terminare il rilievo, o comunque fare il rilievo con la stazione totale, e eventualmente spostarsi e riacquisire il punto di stazione e così proseguire. O se ci sono domande, innanzitutto grazie per l'attenzione. Intanto salutiamo il deputato regionale del PDL Roberto Castelluccio, anche lui saluto a tutta la discussione che poi avremo la conclusione con il bilancio finale del presidente Santos. Grazie, io mi scuso prima di tutto per essere arrivato in notevole ritardo a questa importante giornata di lavoro, ma purtroppo avevo già un precedente impegno al quale non potevo mancare, che riguarda proprio una cosa importante che con l'ausilio della modernità potrà secondo me essere anche più facilmente risolto, il problema di Chelsea e Forino per un problema idrogeologico abbastanza importante, laddove martedì con l'assessore Carabini faremo una riunione per cercare di risolvere un annoso problema che tiene una comunità sempre in apprensione. Io prima di tutto vorrei fare un plauso al Presidente, al Collegio dei Geometri per aver messo in campo nella provincia di Avellino un sistema così importante che denota da un lato l'importanza che hanno gli studi professionali quando sono ben guidati, ben diretti nello svolgimento della propria attività, e che ci in qualche modo avvicina sempre di più non soltanto a quelle che sono le esigenze degli iscritti, quindi dei professionisti che devono utilizzare lo strumento, ma soprattutto ci avvicina sempre di più anche all'Europa, ci mette in condizione di poter essere soggetti che possono sfruttare uno strumento così importante, creando le condizioni per poter lavorare sempre meglio e sempre più velocemente. Io farò due brevissime riflessioni, questo lo voglio dire preventivamente,
perché l'importanza dello studio del lavoro che svolgono gli ordini professionali oggi deve essere secondo me sempre più messo in rilevanza da parte soprattutto di chi come me, venendo dalle professioni e svolgendo oggi anche prestato alla politica un ruolo abbastanza importante politicamente, deve tener conto di quella che è l'importanza che gli ordini professionali hanno. Questo lo dico perché se noi come classe politica mettessimo in campo degli strumenti validi in Regione Campania per avvicinarci sempre di più all'Europa, probabilmente non avremmo le condizioni disastrose nelle quali oggi la nostra regione vive. Allora io voglio fare due riflessioni che sono importanti. La prima è sempre più necessario creare le condizioni perché gli ordini professionali siano non vicini alla politica, ma siano vicini ad un sistema decisionale che è quello che la politica deve attuare, che può attingere dagli ordini professionali delle importanti idee necessarie a legiferare in maniera adeguata e creare le condizioni perché si possono fare delle leggi che siano sempre più vicine ai cittadini, sempre più vicine a chi deve operare e creare le condizioni perché queste leggi possono essere uno strumento adeguato da dover utilizzare. Noi ci troviamo ancora oggi in discussione, una delle ultime cose in Regione Campania con il piano casa, senza avere avuto spesso dagli ordini professionali e da quelli che sono i tecnici un ausilio su quella che era il lavoro che dovevamo svolgere, nonostante io lo abbia più volte sollecitato, perché l'importanza di avere un ausilio tecnico organizzato che possa in qualche modo su quelle cose che noi andiamo a fare darci un indirizzo per noi è un fatto estremamente importante. D'altronde ognuno di noi ha competenza in alcune materie, ma legiferiamo poi su tutto, però la competenza su tutto non ce l'abbiamo. Io perlomeno quando si parla sul piano tecnico di cose che non conosco, necessità di avere un ausilio che per me è importantissimo ed è vitale perché ci consente di fare delle cose buone. E poi la seconda riflessione che voglio fare, io sollecitato da alcuni amministratori, ho presentato un'interrogazione, lo dicevo prima al Presidente della Regione Campania, che sarà discussa al prossimo Question Time, sulla questione degli incarichi professionali dati da molti comuni, specialmente nel settore del lavoro e agricoltura ultimamente, che secondo me è un fatto che indipendentemente da quello che è accaduto deve interessare tutti gli ordini professionali sul piano tecnico. Non è possibile che i comuni danno incarichi soltanto a taluni professionisti dietro la indicazione da parte di questi professionisti di una particolare capacità ad avere delle entrature nell'ambito della Regione Campania per l'affidamento poi di quelli che sono in qualche modo i finanziamenti. Questa è una falsità, è una bugia, se questo accade è un fatto gravissimo perché io reputo che gli incarichi professionali vanno dati sulla base delle capacità, del merito e attraverso un concorso che deve essere fatto tra più persone che possono partecipare e tra più progetti che devono essere messi insieme. Io su questa cosa ho fatto un'interrogazione all'assessore all'agricoltura sarà discussa prossimamente, che caro Presidente ti manderò affinché tu la possa distribuire, che non è una cosa eccezionale, probabilmente non interromperà il sistema che viene attuato, ma che vuole soltanto porre all'attenzione da un lato degli iscritti, dei tecnici, ma dall'altro lato anche della classe politica, di un problema che rappresenta una deviazione della politica e che tutto sommato non deve accadere. Allora, se noi mettiamo insieme, le diverse energie, secondo me possiamo sempre di più creare le condizioni per sviluppare in maniera adeguata quelle che sono le condizioni di una crescita e della nostra provincia e della nostra regione, che ha la necessità sempre di più di inserirsi in un meccanismo europeo dal quale purtroppo ne è. E guardate, ed è l'ultima cosa che dico, noi dopo lo sfruttamento di questi ultimi finanziamenti nel 2007-2013, che ormai è diventato sempre di più un 2010-2013, saremo fuori poi da quelle che sono le grandi fonti di finanziamento della Regione Campania. Allora, solo se avremo la capacità di autorigenerarci attraverso una classe dirigente adeguata, attraverso delle classi professionali adeguate, creeremo la condizione per far sì che la nostra provincia, che la nostra regione non restino al palo, ma siano sempre di più in corsa verso l'Europa e con l'Europa per quelli che sono i progressi futuri che si devono realizzare.
Grazie. Grazie per il suo intervento. Si richiama sulla scena il presidente del Collegio dei Geometri di Santo Susso per tracciare il bilancio di questa giornata, una giornata sicuramente molto interessante, soprattutto se i tecnici che hanno partecipato. Io credo proprio di sì. Innanzitutto voglio ringraziare l'onorevole Castelluccio per la... Io devo dirla tutta, insomma, io ho invitato tutti i consiglieri regionali di questa provincia. L'unico che è presente, devo dire, è lei. Mi piace, mi prendo con l'impegno preso, perché probabilmente noi avremo bisogno in questa fase, che ci vedrà da oggi e andare avanti, con la regione, proprio per altre tematiche che non sono assolutamente queste che ci interessano, ma sicuramente avremo bisogno anche della sua collaborazione. Quindi la ringrazio. Io credo che se si deve fare un bilancio, penso che sia un bilancio abbastanza positivo. Non so se qualcuno vuole fare qualche domanda all'ingegnere Matteruzzi per qualche illustrazione in merito. Io posso dire solo questo, che ce l'abbiamo messa tutta per realizzare questa cosa. Da domani ci metteremo al lavoro, perché si organizzano anche dei corsi su questa tematica, sul GPS in particolare, e credo di poter sfruttare qui, come ha detto il dottore Cicere, sfruttare anche la sede dell'ING di Contaminare, che può essere una sede abbastanza, come dire, istituzionale per fare un corso di questo tipo. Corso, non solo un corso, ma sperimentarne tanto, insomma, specialmente per i colleghi che non utilizzano ancora questa, ce ne sono tantissimi in sala, tanti che già operano con questa tecnologia, però voglio dire, tanti altri che dovremmo formare, perché questa è la nostra battaglia. Ho detto prima nell'intervento di apertura, noi ci teniamo molto alla formazione, vogliamo essere, al di là di quello che poi si dica in giro, eccetera, con la formazione vogliamo essere protagonisti, lo siamo stati, ma lo vogliamo essere. Devo ringraziare a tutti, ringrazio anche l'ingegnere che vede in prima fila, l'ho dimenticato prima, di ringraziare gli ingegneri Annuzzi, che con lui sempre a disposizione, ci collabora sempre pronto a qualsiasi iniziativa. Quando saremo ingegneri vogliamo fare una cosa importante, cioè l'ingegnere è sempre disponibile con il suo staff, per cui era doveroso ringraziare. Se ci sono qualche chiarimento eccetera, siamo ben lieti di poterlo dare. Non so se c'è in programma di qualche non lo so, dimostrazione, non lo so. Lo possiamo fare anche fuori. Per il resto io penso di poter chiudere qui se non ci sono domande, e poi a presto per il servizio di tutte le altre cose professionali che andremo ad affrontare sempre. Grazie.